Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi continuiamo il nostro viaggio attraverso la regione di Hoenn. Nello scorso episodio siamo arrivati alla regione di Hoenn e vi ho fatto vedere come arrivare appunto da Johto barra Kanto a Hoenn. Quindi se ve lo siete persi andatelo assolutamente a vedere se siete curiosi di vedere come si fa questa cosa. Abbiamo ottenuto anche il nostro primo Pokémon di Hoenn, il primo ufficiale Pokémon di Hoenn, ovvero Torchic, il Pokémon di Ash. E siamo arrivati a Petalipoli, iniziando a catturare qua anche qualche Pokémon nuovo di Hoenn. Siamo passati ovvero da Albanova a Solarosa ed ora siamo arrivati a Petalipoli, però non c'era molto da fare. Abbiamo anche conosciuto Vera e a questo punto direi esplorare un pochettino Petalipoli. Salve. Vendi sempre le solite cose, tu giusto? Sì, ci siamo già riforniti di strumenti deboli per iniziare l'avventura. A quel tipo abbiamo già parlato e vi faccio vedere che qui sotto dovrebbe esserci appunto una Mega Ball invisibile. Poi vediamo un po' qui dentro chi c'è. Salve! Una fioraia. Don't you just love flowers? This is such a great place to live. Non adoro i fiori, questo è davvero un posto molto bello per dove vivere, effettivamente. Salve! Il mio amo vecchio cattura solo delle semplici cose. Vorrei davvero avere un potenziamento, vorrei davvero averlo anch'io un potenziamento, cara ragazza. Norman va ad allenarsi molto fuori dalla città, anche se la sua famiglia vive qui. I hope it isn't too hard on them. Spero che non sia troppo dura per loro. E infatti ci dice che Norman, il capo palestra di Petalipoli, va a allenarsi spesso fuori città lasciando la sua famiglia brigante qui da sola. This is a great town, but there are even nicer places to connect to nature out there. Questa è davvero una bella città, ma ci sono posti ancora migliori per connettersi con la natura fuori da qui. Questa è Vera. Ciao Glacial, cosa ne pensi della mia città natale? È davvero carina, non trovi? Sì, carina. Non possiamo combattere nella palestra, mi sa. Norman è fuori ad allenarsi ora e non accetta nessuna sfida, giustamente. Mayhouse, oddio, cosa hanno fatto con lo sprite? Bruttissimo. Peccato. Oddio, cos'è questa? Impazzita? Ehi, bambina? Bambino? Bambina? Ciao, mi chiamo Max e sono ovviamente il bambino più intelligente qui fuori. I'm granting you the privilege of letting me travel with you on your journey. E ti sto accordando il privilegio di fare, di viaggiare, di permetterti di avermi con te durante il tuo viaggio. Questo non è un privilegio, no? Condanna. Aspetta, perché no? Vai via da me, bambino, immediatamente. You must be here to challenge my husband Norman. Questo è il fratellino di Vera, quindi. E questa è sua madre. Dovresti essere qui probabilmente per combattere contro il mio marito, Norman. I'm sorry to tell you that he's out training right now and won't be back for some time. È fuori da allenarsi al momento e non arriverà, non tornerà per un bel po' di tempo. Questa è la camera di Vera, possiamo andare a curiosare, ma non c'è molto da fare, purtroppo. Non c'è molto con cui interagire. E a questo punto mi sa che a Petalipoli abbiamo già fatto tutto, tranne appunto Norman, che è qui ad aspettarci come una vedetta, una sentinella. Scusami, aspetta solo un momento. Tu sei Glacial, giusto? Mia figlia mi ha detto che eri qui per cercare una sfida contro il capo palestra di questo posto. Non penso che tu sia pronto per combattere contro di me, ma farò volentieri un test. Iniziamo. Ok, mandiamo in campo il nostro Torchic. Vediamo un po' con cosa ci testa il buon Norman. Questa non è una sfida ovviamente ufficiale della palestra. Vigoroth a livello 7. Non male, eh? Andiamo di Flame Charge. Vigoroth fa male. Però noi ci aumentiamo la velocità, ottimo. Ed ora attacchiamo pure per primi. Così si fa Torchic, bravo. E ci ha fatto pure brutto colpo l'infame, eh? Brutto colpo ci ha fatto. Ottimo così, bravo Torchic. Livello 10, meritatissimo. E abbiamo battuto Norman. Sei bravo. Capisco. Ti aspetterò per la sfida ufficiale in palestra. Ovviamente non possiamo farla ora. Vado a curare velocemente il nostro Torchic. E a questo punto dirigiamoci verso il percorso 104. Un numero non casuale. E il Bosco Petalo. Perché dopo Petalipoli, giustamente, c'è il Bosco Petalo. Eccolo qua, Route 104. Allora, qui dovrebbe esserci magari qualche strumento invisibile. Però non ricordo di preciso dove. Vediamo se lo troviamo, eh.
Ok, qui abbiamo una squamacuore utile per i ricordamosse. Queste acque sono davvero così fantastiche, ci dice questo pescatore, e ci sfida. Effettivamente combattere i pescatori con Torchic non è proprio una buona idea, però finché hanno Magikarp va bene comunque alla fine. Magikarp è un Pokémon talmente banale che possiamo batterlo anche con Torchic. Tra l'altro Magikarp è a livello 9, quindi ci darà almeno un po' di punti esperienza. Tac. Livello 11 per il nostro Torchic. Non potevi aspettare? Perché dovevo aspettare, scusami? Qui non so esattamente dove possa essere un altro strumento invisibile, ma so che c'è un altro strumento invisibile. Solo che vallo a trovare, cioè voglio dire. Un po' difficile, trovare uno strumento invisibile. So che c'è uno strumento invisibile su questa spiaggia, ma non so di preciso dove. Se lo trovate voi, fatemelo sapere. Io però nel frattempo vado qui sopra. Salve. Io vivo a Petalipoli. E ha incontrato il capo palestra. Sì, ho incontrato il capo palestra, cara la mia bellezza Cindy. E l'ho anche battuto. Non ufficialmente, per carità, però è comunque qualcosa. Andiamo lì. Fuoco carica. Ah, ci diminuisce la precisione. Male, male, male questa cosa. È di un fastidioso quando ti diminuiscono la precisione. Volevo vincere. Dovevi impegnarti di più, cara mia. Qui troviamo un leak. Che esattamente cosa sia? Cos'è, scusami? Non è gambo, vero? Non dovrebbe essere gambo. Non mi sembra di dovrebbe... Anzi, è gambo, ok. Quello da dare Farfetch. Allora avevo intuito bene. Salve, caro mio allenatore. I know everything about Pokémon behavior. Questo sa tutto sul comportamento dei Pokémon. Va bene, Nicolai. E hai Maltip, bello Maltip. Qual è il nostro starter preferito di Hoenn? Fatemelo sapere nei commenti, eh. Ovviamente non possiamo usare fuoco carica. Anche se forse gli faremo più o meno lo stesso danno. Qua abbiamo Mudkip che ci disintegra Torchic nel frattempo a suono di pistolacqua. Ok, Zigzagoon. No, non cambiamo Pokémon. Lasciamo Torchic. E andiamo di Flame Charge. Sono fiducioso che un attacco di Zigzagoon non ci faccia male, ma meglio ancora se viene one shottato. Perfetto. Detect. No, grazie. Wah! È wah! Hai detto bene, wah! A questo punto, prima di entrare nel bosco Petalo, diamo un'altra curata Torchic. E andiamo. Nel bosco Petalo, ragazzi, troveremo altri Pokémon di Ash, oltre ad eventuali altri Pokémon da catturare, come vedete questo piccolissimo Tailow. Tailow, vorresti prendere Tailow? Sì. Ecco qui, abbiamo preso Tailow. No, gli voglio dare un soprannome. Andiamo a vedere come sta questo Tailow a livello di statistica. È una femmina, innanzitutto. Summary. Allora, good endurance, va bene. Guts, boost attack if there is a status problem. Ok, buono. O meglio, Guts, non Guts. Guts. Quindi se ha un problema di stato, questo si aumenta l'attacco. Però l'attacco diminuisce e aumenta l'attacco speciale di questo Pokémon. Non so se sia una natura buona per Swallow. Perché mi sembra che Swallow vada di attacco, non attacco, attacco speciale. Peccato. Comunque, Focus Energy, Peck, Wing Attack e Quick Attack. Buono da usare subito contro gli eventuali Pokémon coleottero del percorso. Quindi lo mettiamo davanti e iniziamo ad allenarlo, eh. Qui abbiamo un allenatore, però prima andiamo a destra. Oh, un Ekans. Un ritorno a Kanto abbiamo qui. Vediamo se riusciamo a fare un bel attacco d'ala. Dovrebbe essere forte come attacco. Infatti lo bisciotta. Ottima cosa. Ottima, ottima cosa. Iniziamo a far prendere punti esperienza al nostro Tailow. Andiamo da questa parte prima di andare lassù. Un Vrumpol! Questo ci manca. Lo cattureremo immediatamente. Allora, Quick Attack non dovrebbe shottarlo. Anzi, infatti, non gli fa nemmeno molto male. Quick Attack di nuovo. String Shot, va bene. Però noi ora andiamo di Pokéball. Vai. Una bella Pokéball, speriamo di catturarlo. Perfetto. Beh, easy, per adesso è davvero molto facile catturare Pokémon. Tailow sale di livello. E abbiamo catturato anche il Pokémon coleottero simbolo di questa generazione. Di qua non possiamo passare per ora, però possiamo scendere. Qui abbiamo uno strumento. E uno Shroomish, anzi.
Andiamo di Peck, non dovrei shottarlo. Infatti, ha una buona difesa il buon Shroomish. E proviamo a catturarlo, subito. Vai, bag. Pokéball. Lui si evolve in Breloom, che è davvero un ottimo Pokémon in realtà. Breloom. Erbalotta non è per niente male. Peccato che prenda tipo 4 per da volante, credo. Erbalotta. Però è davvero un bel Pokémon. E abbiamo preso anche Shroomish. Prendiamo questo strumento che è un antidoto. E questa dovrebbe essere quella pietra che vedete lì sotto verde. Dovrebbe essere una Mossy Stone. Ecco, Tailow lo prendiamo perché per il Livindex ci serve un altro Tailow. Non possiamo accontentarci di quello che abbiamo qui. Di quello che ci hanno regalato. Va bene, mi diminuisce l'attacco. E ora andiamo a catturare anche lui. Comunque vi dicevo, quella che c'è qui sotto è una pietra muschio, cattura critica, ottimo. Vabbè, come se servisse con Tailow, voglio dire. A livello 8, vita gialla. Però un po' di punti esperienza ce li prendiamo comunque, per fare giusto i primi livelli, no grazie. Questa appunto è una pietra muschio, quindi qui volendo potrete far evolvere Eevee in Leafeon, ma in questa Aggron si può far evolvere Eevee in Leafeon anche dandogli la pietra foglia, cosa che ho già fatto perché è molto più comodo di stare ad aspettare di avere una pietra muschio da qualche parte. E qui, guardate chi c'è. Trico! Trico si rifiuta di abbandonare l'albero. Vorresti portarlo con te? Sì. Prendiamoci Trico. No, non diamo il soprannome. Ah, però è andato al box. Mannaggia me, peccato. Vorrei averlo subito però Trico. Quindi sapete cosa faccio? Taglio, vado a prenderlo al box e ritorno esattamente qui. Anzi, ragazzi, ho visto che non si può uscire da questo percorso, da questo bosco, prima di battere questo allenatore, quindi non taglio per adesso e non torno al centro Pokémon perché non posso proprio farlo e devo prima battere lui. Mentre appunto stavo tornando indietro vedendo che non posso farlo perché devo saltare per forza da questo posto, il mio Tailow si è paralizzato. Ha incontrato uno Shroomish che l'ha paralizzato, quindi attualmente ora pure l'attacco aumentato, diventa una macchina da guerra questo Tailow. Eh sì, mandami pure il tuo Nincada. Bug Catcher James. Perfetto. Abbiamo battuto anche lui. A questo punto, sì, da qui posso tornare indietro. Quindi taglio, ci rivediamo qui con Trico. E rieccoci qui all'entrata del Bosco Petalo. E vi faccio vedere appunto che ho preso Trico. Gli ho dato il Miracle Seme, mentre a Torchic ho dato la Carbonella, che aumenta le mosse di tipo fuoco. Aumenta la potenza delle mosse di tipo fuoco. E Tailow invece ha dato la Bright Dust, che ho visto che era uno strumento che teneva Vrumpol, che avevo appena catturato. La Bright Dust praticamente diminuisce la precisione dell'avversario, quindi è comunque un buon boost da dargli. Ho tolto anche Noctowl dalla squadra perché ho assegnato volo direttamente a Tailow, che a quanto pare lo può imparare, quindi gli ho messo volo al posto di beccata. Però per il resto agli altri non insegno per ora mosse potenti perché non mi sembrerebbe il caso di insegnare tipo Torchic Lanciafiammelo, per dire, voglio vedere che mosse imparano loro e vedere appunto che moveset riesco ad insegnarli. Ho ricominciato il video qui perché mi ero dimenticato di prendere questo antidoto e da qui possiamo andare avanti in realtà, perché dall'altra parte a destra abbiamo già fatto tutto. Oh, è entrato un Seaviper. Ok, andiamo a catturarlo questo Seaviper. Pound. Swagger, cos'è? Pound, Wrap, ok. Inizia a rompere le balle questo Seaviper con Wrap. Un altro bel Pound, vita rossa e a questo punto si cattura. Guardate quanto toglie, infame di un Seaviper. Andiamo di Mega Ball però, dato che è uno stadio unico comunque è un po' più difficile da catturare. Non stiamo parlando dei bruchi e appunto infatti esce subito dalla. Mannaggia però lui mi shotta Trico. Posso sostituirlo o no? O la Wrap mi dà troppo fastidio? Infatti, devo curarlo. Oppure tiro una Ultra Ball sperando di catturarlo subito. Dai, si va per 6 livello 4, 6 vita rossa. Perché devi uscire dalle Pokéball, scusami? Che problema ti hanno dato le Pokéball? Ecco fatto, bravo Seaviper. Così Trico si prende anche un bel po' di punti esperienza. In realtà inizia già a salire di livello. Ottimo. Due livelli. Così, a piacere. Via. Bene così. Abbiamo catturato un altro Pokémon di Hoenn. Allora, andiamo a dare subito una bella pozioncina al nostro Trico. Eccola qui. E
Abbiamo preso per un motivo le pozioni, giustamente per usarle. Poi, io non vi ho fatto vedere le statistiche di Trico. Ha una natura neutra, come potete vedere. Non aumenta né diminuisce nessuna statistica. E abbiamo queste mosse qui. Fogliame, botta, attacco rapido e semitraglia. Come statistiche, per ora sembra essere leggermente più portato per l'attacco speciale. È un Pokémon comunque molto veloce, ha una buona difesa speciale, però per adesso è molto equilibrato, è un po' difficile dire dove si evolverà a livello di statistiche. Quindi per adesso lasciamolo così e andiamo avanti. Quello non è un torre che dobbiamo battere. Altro Talo. Contro Trico direi di non farlo combattere, dato che hanno beccate altre mosse di questo tipo. Salve! Hai qualcosa per me? In che senso, scusami? Sembri molto uno spacciatore, Rico. Cosa con Firo? Ok, questo potrebbe essere difficile da buttare giù. Proviamo con Quick Attack, quanto gli facciamo? Molto poco, infatti. Lui usa Furia. No, ok, devo per forza sostituire Trico. Non ce la può fare. Non ce la può minimamente fare. Andiamo con Torchic. Meglio Torchic di Talo. Resiste forse un po' di più. Buono, bravo, usa Agilità, che non serve a niente. Io ti faccio una bella Flame Charge, così pareggio i tuoi boost. Anzi, ti proprio one shot con Flame Charge, perfetto. E in più alla faccia tua aumento il livello. Mega Drain, buono. Mega Drain è speciale. E direi di togliergli a questo punto. Beh, Semitraglia colpisce minimo due volte, quindi minimo fa 50 di danno, che è di più di Leafage. Quindi direi di togliergli Leafage, che non serve letteralmente a nulla. Una volta che Semitraglia. Tyranitar? Eh? Come scusa? Andiamo Trico? Ma poi Tyranitar a che livello, scusami, giusto per capire. A livello 6? A livello 6, va bene. C'è Tyranitar a livello 6. Non dovrebbe avere molta difesa speciale, quindi andiamo di Mega Drain. Super efficace, infatti gli fa molto male. E in più ci curiamo un bel po' noi. Hyperraggio. Ok, o meglio Iperraggio, perché Hyper in inglese. Boh, va bene, abbiamo avuto un Trico che ha distrutto un Tyranitar. Che aveva iperraggio ed era a livello 6. Questo Rico ha fatto cose strane con i Pokémon, posso dirlo. Buono, però, col nostro Trico è già a livello 11. Ottimo. Abbiamo già allenato i Pokémon praticamente. Whatever, non importa. Volevo comunque prendere Ekans e Koffing in ogni caso. Questo ha a che fare, se non sbaglio, con il Team Rocket. Questo personaggio si dovrebbe vedere nell'anime, però abbiate pazienza, io la serie di Hoenn l'ho vista pochissimo. Ho visto pochissime puntate e non mi ricordo praticamente niente. Quindi scrivetemi tutto nei commenti, fatemi sapere voi quali sono i riferimenti al cartone animato, quali sono i riferimenti all'anime. Datevi alla pazza gioia nei commenti, perché è tutta roba vostra questa. E siamo arrivati al percorso 104. Prima di andare da quelle bambine, andiamo qui sopra a vedere cosa c'è. Salve, questo dovrebbe essere un negozio di bacche. Ok, quindi se volete comprare delle bacche qui, avete tutto l'occorrente per farlo. Berries make the world go around. Le bacche fanno girare il mondo, guarda, sei sicuro. Pokémon know how to use berries. That means if you let them hold on to them, they will use in battle without your command. Sì, praticamente ci dice che dando una bacca ai Pokémon lo usano automaticamente senza sprecare un turno. Allora, salve bambine, non combattete? Ah, ok, bisogna parlare con loro. C'è questa bambina che ci dice Let's go, Gina. E infatti combattiamo contro Gina e Mia. Ah, ma io ho mandato Pikachu però come secondo, vero? Azz. Azz. Non volevo mandare Pikachu però. Allora, andiamo di Mega Drain su Lotad e invece Pikachu lo sostituiamo e mandiamo Talo. Sidot e Lotad non li abbiamo ancora provati. Selvatici. Ecco, bravo. Bravo Trico, curati. Non paralizzarmi, con la tua leccata schifosa. Mega Drain di nuovo su Rotad e invece tu, Talo, usi Fly, anzi no, Wing Attack su Psylocke, che basta e avanza. Ottimo così. Mega Drain. E addio Rotad. Bella lì che ci curiamo anche. Nessuno sale di livello purtroppo e si continua. A questo punto fatemi mettere però come secondo posto qualcun altro, non Pikachu. Salve, tu sei un allenatore. Non mi sconfiggerai mai, ci dice. Boh, speriamo di sì, invece. Caro domatore Anthony, con tipo 5 Pokémon. Tutto bene? Che manda Pelipper. Che
che inizia a mettere la pioggia. Andiamo di Mega Drain, che è normalmente efficace perché volante e acqua si bilanciano. Ah, però che danno, eh? Andiamo ancora di Mega Drain, sperando in un brutto colpo. Ok, no, morto normalmente, senza brutto colpo, va bene. Ok, Trico vorrebbe imparare Detect, ma perché tutti vogliono imparare Detect? Cioè, boh. Magby, sì, cambiamo Pokémon contro Magby, direi che è l'ideale, mandiamo Tailow. Direi che appunto non è fantastico far combattere Trico a Magby. O meglio, far combattere Magby a Trico. Wing Attack su Magby e addio, one shotato. Tailow è già una bestia comunque, pur avendo la natura che diminuisce l'attacco alla faccia. Magnemite, e tocca Torchic contro Magnemite, tipo acciaio. Acciaio elettro. Un bel braciere che se lo ricorda da qui fino alla fine dei suoi giorni, a meno che abbia appunto Stardi, vigore. Usa Thunderbolt, però non mi ha paralizzato, ottimo. E addio Magnemite. La pioggia si è fermata contro invece Bellsprout, manderò di nuovo il nostro Tailow, dato che deve salire di livello. E un attacco d'ala, basta e avanza. Addio Bellsprout. E abbiamo tutta la squadra di Hoenn per adesso a livello 12. Abbiamo battuto anche Anthony e qui abbiamo un'altra allenatrice, vai. Do you know about contests? Conosci le gare? Le gare Pokémon? Era in terza generazione che erano giunte? Io mi ricordo ci fossero in quarta le gare, quelle in cui vinci fiocchi, no? Però mi sa che già dalla terza generazione c'erano. Infatti lei ha Beautifly, ottimo Pokémon per i contest, almeno nel cartone animato. E ottimo Pokémon anche per one-shottare il mio povero Trico, infame di un coso. No, in realtà è Beautifly, però è davvero bello come Pokémon, come design, lo adoro. Flame Charge. Oh, comunque raffica di Beautifly fa male, eh. Livello 10, tra l'altro. Qui Torchic si fa forse due livelli. Appunto. They were fun. Sì, sì, sono davvero divertenti quelle gare in cui ti disintegro. Ma qui abbiamo uno strumentino, che è una super pozione. Poi un altro allenatore. I'm getting ready for my next contest. Anche questo si sta preparando per la sua prossima gara. Tutti che vogliono partecipare a queste gare. Con Venomoth. Andiamo di Wing Attack. Addio Venomoth. Tra l'altro questi danno un botto di punti esperienza perché sono tutti stadi evolutivi finali, tranne appunto Sentret che esce così a caso giusto per rovinare quello che stavo dicendo. Iron Tail, davvero? Codacciaio così a livello 7. Ok, livello 13 per Tailow. E niente, si sente pronto, dopo aver perso giustamente si sente pronto. Qui troviamo una Pokéball, non fa mai male, e salve. I'm going to stop all crime. Questa vuole diventare un poliziotto, vuole fermare il crimine. Infatti è una Pokémon Ranger, ok? Probabilmente vuole fermare i bracconieri. Man capo Mighty Hyena. Andiamo di Wing Attack. Che fa parecchio male comunque. Anche Bite ci fa male, diciamoci la verità. E battiamo anche Mighty Hyena. Perfetto. E forse si rende conto che gli servirà aiuto. Qui possiamo prendere una Floatstone, che esattamente che strumento è? Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ah, ok, riduce semplicemente il peso di un Pokémon che la tiene, va bene. Niente di particolarmente utile in PvE. Siamo arrivati a Ferrugipoli, come vedete è una città molto grigia, e possiamo curarci Pokémon. I centri Pokémon di Hoenn, sbaglio, sono molto vuoti. Comunque, una volta arrivati a Ferrugipoli, direi che questo video può finire qui. In questo video abbiamo preso Tailow, abbiamo superato il Bosco Petal, abbiamo preso Trico e siamo arrivati, oltre il percorso 104, a Ferrugipoli. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!